Carissimi amici, siamo qui a un bosco di antiche piante di castagno. Ci sono dei castagni pluricentenari ed è bellissimo perché trovare queste bellissime piante di castagno, eccole lì anche, e andiamo a visitare questa casa che vediamo sopra. Naturalmente, quindi Gennaro Gelmini, e naturalmente se non ci impantaniamo qui è Mauri. Mauri, allora questa villa di campagna come... Non grandissima ma interessante. Perché è di campagna che ripercorre tutto il 1900. Questa qui è una villa anni 50, 60. Questa. No, dai primi del Novecento. Primi del Novecento? Ma sì, perché troveremo alcune cose che identificano così. Poi è stata rimessa a nuovo negli anni 50. Sì, passato... Ci sono tre... Le mattonelle... Sì, tre momenti... ristrutturazione... Tre momenti diversi ha passato questa villa. Questa è abbandonata. Allora, naturalmente diciamo. Allora, cari amici, praticamente abbiamo la zona dove tenevano l'automobile, quindi la zona più moderna della seconda metà del 1900. Troviamo addirittura la zona dove evidentemente tenevano il trattore, quindi sempre 1900, addirittura la zona dove tenevano il cavallo. Quindi fa, e da cosa sembra 1900? Anche da una vasca che vedremo. Ma appunto... Sì, una vasca. Mi ricordo, una vasca così c'era nella casa di montagna. Sì, dei nonni. Di mia zia, che non c'è più purtroppo, da morta da 4-5 anni. Io andavo in vacanza lì nella sua casa di montagna e c'era quella vaschettina sì. Lì. Benissimo, sì, una vasca. E mi ricordo un po' quella, facevo il bagno col sedile, quel... col sedile. Sì, perché non era lunga, era sì, perché lo spazio comunque poi vedrete. No, sai cos'è? Cioè, le caldaie, non c'era la caldaia, e allora, si riscaldava l'acqua. Perché, infatti, perché ce l'aveva anche mia zia quella vaschetta. Però si riscaldava poca acqua sul fuoco. Biologica. La fossa biologica. Non andarsi dentro perché... Cioè. Beh, c'è sempre qualche buco in queste case. E quindi guardate... Cosa andremo a vedere? Infatti, benissimo, Mauri. E quindi niente, io direi quasi che. Facciamo. Sì, dicevi. Insomma, è esplorabile, abbastanza tutto aperto, ovviamente. L'esplorazione di una casa proprio in stile campagnolo. Questo è un capitello. Beh, c'è qualche buchino. Sì, questo qui è un capitello, secondo me era qui, non so, è stato diverto, buttato giù. Ah, forse una palina a fianco, sì, a fianco alle scale per andare verso gli alberelli. Forse aveva garage anche elettrico questo qua, perché magari c'è, ma non lo so. Tanto vale, vediamo di sotto. Accendiamo la torcia e vediamo di sotto com'è. Qua mettono l'automobile e qui ecco tipo una cantinetta. Qui c'è una cantinetta dove prendevano i salami. I salami. Se la luce. Tipo una cantina dei vini e dei salami. Sì. Qua un tubo dell'acqua. Sì. E comunque questa casa sarà abbandonata da 20 anni circa. Dagli anni 90. Bene, insomma. Un urbex, ripercorriamo la storia. Bene Mauri, allora prendi la videocamera e addentriamo su, cerchiamo. Stando attenti perché ho già fatto uno scivolone qui. Okay. Sta per tanto tu a salire, ce la fai? Beh. Sì, sì. E comunque, diciamo che c'è la finestra della... Sì, la finestrina dei... E comunque le posizioni del saloni è uno dei tanti urbe che noi abbiamo fatto, che sì, ormai ne abbiamo fatte centinaia. Ho conosciuto questo, insomma. Questa praticamente la vogliono ristrutturare, cioè la vogliono ristrutturare, diciamo che ci può essere un progetto di unire questa casa
a un'altra villa adiacente per poi poter fare una dependance della villa. C'è un ingresso di qui e un ingresso sì, di là. Sì, sì, e giriamo pure di là anche. Come beh, facciamo il giro di tutto. Facciamo sì. Il giro, facciamo il giro qua. Dobbiamo solo stare attenti alle erbe in mezzo. Là c'è. Allora, praticamente lì c'era dove c'era il trattore, tanto male facciamo. Attenzione, che qua. Vedi, ecco. Ci arrivava la... che abbiamo descritto. Partiamo da ciò che abbiamo descritto, quindi lì il vano in cui tenevano il trattore. Lì hanno buttato, cos'è che la roba lì? Un frigo? Una cucina. Sì. Una cucina a gas. Ah sì sì. Sì. E qua forse addirittura ci sono venuti a dormire. Sì, secondo me, ma poi mi hai detto che era stata... C'erano dei senza tetto qua, se non sbaglio, no? E guarda, Mauri, la casettina da qua. Bella, Si vede che è stata rimessa un po' la bene, meno ma è vecchia. Però carina, ha un aspetto carino visto da qua. Qui era in un, praticamente nel silenzio. Sì, 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 beh, la Varesotta, come piace sì, la Varesina. Una villa di campagna, ma secondo sì, me era anche una seconda. Qua in Valle Lona. Era la seconda casa questa. Una casa di campagna. Una seconda casa, no? Non so. Ma io penso più una casa magari di modeste dimensioni, però per chi, diciamo, voleva quell'agiatezza di vivere in mezzo al bosco. Chissà, certo, insomma, perché comunque non tutte sono aperte, ce ne sono molte chiuse che magari non sono visitabili, però questa era proprio... E ripercorriamo, sì, sì, aperta e ripercorriamo il 1900. Di questa urbe, villa misteriosa. Villa Vallolona, villa con caratteristiche del 1900, poi avevamo detto villa dei tre bagni addirittura, una villa così piccola, tre bagni. Sì, e Mauri, allora... Qui c'era il quadro elettrico, qua secondo me, questo è un quadro elettrico. Beh, vado a visitare il bagno allora, sì, sì, sì. Perché volevo parlare, cari amici, volevo parlare della struttura particolare che ci fa... Vedere che era del 1900 questa casa, poi faremo varie cose. Allora, questo si vede. Sì, questa qui è la famosa vaschetta. Sì, questo è più vedere proprio tutto. Il bagno, praticamente la vasca da bagno con lo scalino. Quando si faceva questa vasca da bagno? Ai tempi che praticamente l'acqua calda si faceva con la stufa a legna, si mettevano lì praticamente si mettevano un po' di legna per scaldare l'acqua e poi si metteva nella vasca. Quando l'acqua calda era veramente poca, allora una vasca così aveva bisogno di meno metri cubi d'acqua, era ottima. Così ho anche le caldaie. Varie cose qui. Poi qua comunque è bellissimo. Bellissima la finestra, beh sì. Si apre. C'era una volta la finestra senza più vetro, però comunque. Qui c'è il demone, qui è una fascia qua. E tanto vale, noi abbiamo parlato. Qui abbiamo parlato del cavallo. Sì, qua sembra la faccia del proprietario di una volta. Abbiamo parlato del cavallo, allora Mauro, andiamo a vedere sì, dove c'era l'androne del cavallo prima di tutto. Per vedere proprio come era fatta ai tempi del 1900. Qui comunque è un luogo di pace, vedete, non c'è rumore, non c'è... è una pace completa qua. C'era, qui c'era la stalla con qualche pecora anche, magari capra, e qui stava il cavallo. Infatti, vedete, allora,
esattamente da lì, così. Allora, cari amici, nozioni tecniche, quindi abbiamo automobile, abbiamo il trattore, abbiamo il cavallo. Uh-huh. E qui il cavallo, perché fa capire il cavallo? Uh-huh. Perché la biada la mettono più in su, uh-huh, il cavallo sta sempre in piedi, uh-huh, addirittura il cavallo dorme in piedi. Sì. Dorme in piedi perché è abituato, può anche sdraiarsi, ma è abituato a dormire in piedi. Qui era una sorta di cascina questa, sua. Cascinale. Uh-huh. E quindi, sì, si vede, Mauri, sì, che, lì, che c'è una specie di... Sì, infatti. Ma lì è addirittura il sottotetto, comunque. Sì, sì, sì. Bene, continuiamo a far vedere qualche pezzettino della casa. Ok. Ed eccoci nella modesta dimora di campagna. Perché siamo venuti qua nella Valle Olona, in questo bellissimo bosco di castagno? Il castagno ha trovato meno spazio in questi ultimi anni, anche lui ha avuto varie malattie di un parassita che fa le tane nel castagno, così, però bellissimo bosco e soprattutto, quindi un luogo che evoca pace. Sì, allora iniziamo l'esplorazione interna, Mauri. Va bene. Allora accendi giustamente la torcia. Benissimo. Occhio, e quindi il pensiero quando si entra? Il pensiero è che è una casa da esplorare, anche nel suo piccoletto. Bene. Volevo far vedere la situazione. La situazione particolare di questa casa, una casa modesta di campagna, ha tre bagni. E questo è un bagno, questo è un bagno con addirittura una caldaia, qualcosa, una volta c'era. Poi abbiamo di là un altro bagno, come se fossero serviti tanti bagni, un altro bagno pure qua, vedete che è un bagno incredibile. E abbiamo incredibilmente, come se non bastasse, un terzo bagno pure di qua. Quindi è incredibile, è il terzo bagno. Il bagno praticamente con lo scalino. E quindi Mauri presenta... È una vecchia, anche mia zia in una casa che andava in montagna c'aveva una roba di questo genere, che era una vaschetta dove stavi seduto, sì, lì e ti lavavi anche in piedi. Bagno con lo scalino, proprio in stile prima metà del 1900, c'è lo scalino. Infatti, con detto un mattone. E praticamente, ma allora Mauri riprendi, va? Facciamo una bella cosa, andiamo dentro, facciamo l'ultimo bagno. Allora praticamente così, con lo scalino qua, stavi seduto, il bagno così. Stavi seduto. La cosa strana è che verso il muro, era meglio farlo verso di là. Ti guardavi il muro. Non ho capito, ti godevi il tuo muro. Bisognava sedersi verso il muro. Ti godevi magari il tuo muro. Immagino che per farlo verso il muro si mettessero a leggere il giornale mentre facevano il bagno. Può anche darsi. Sì. Comunque con lo scalino quindi ci si sedeva. Domanda, perché con lo scalino? Per risparmiare acqua. Perché le caldaie, o se no riscaldavano l'acqua con il fuoco, sul fuoco, sul camino, sulla stufa, e quindi si riscaldava poca quantità d'acqua, allora si poteva avere una vasca da bagno grande. Già questa era da ricchi,
e la vaschina bagna con lo scalino che si risparmiava quantità d'acqua, ma per motivo perché non si riusciva a riscaldare tanta acqua. Ma quindi motivi tecnici addirittura abbiamo fatto vedere proprio in prima persona come erano un tempo. Evidentemente davano la gente, uno si sedeva, vedeva il muro, ma perché evidentemente addirittura leggeva il giornale mentre si faceva il bagno. E qua una bella finestrella. E qui prendiamo. Sì, beh. E questa esplorazione continua. Due stanzette. Evidentemente poi ci venivano a dormire qua. Qualcuno ci sarà venuto a dormire. Qualche senza tetto. Una volta ci doveva essere un bel lampadario. Notare cosa si può. Cosa viene da notare? Se io sto qua, Mauri, mi metto qua, cosa c'è da notare? Che. Il lampadario è basso. Allora, il lampadario era basso. Quindi notare le persone, vi garantisco, se qualcuno si ricorda, qualche persona di una certa età si ricorda, le persone, ma veramente, fino al 1900 erano basse. Ti dico io, arrivavano qua le persone. Lauzi. Questa era l'altezza normale delle persone. Sì, sì. E poi noi ci siamo alzati di più, quindi non terremo più un lampadario a questa altezza, perché poi ci va a calcolare che c'è anche il pezzo del lampadario sotto. Sì, no? Sì. Quindi questo lampadario veniva qua. Uno al giorno d'oggi non si terrebbe mai un metro ottanta un lampadario, terrebbe due metri. Quindi questo fa capire la situazione com'era. Proprio legata al 1900. Certo, certo. Sì, infatti era un po' passivo. Ma perché hanno fatto quei buchi? Ah, perché forse volevano ristrutturare e volevano fare delle parti nuove e organizzare diversamente la villa. Deve essere assolutamente così. E qui poi l'ultimo andrò. Un open space. Un'altra spesa? Un open space, una cosa sì. Aperta, un locale aperto. Ah, un locale aperto, sì, ma quello è più che altro per uso di negozi. E invece qua sarebbe stata più che altro una casina di campagna. Sì. Sinceramente, sì. Qui c'era il quadro elettrico. Allora, e questo è un mobile di metallo. Quadro elettrico, sì, magari. E insomma, per ultimo, abbiamo un mobile di metallo, evidentemente per portare fascicoli di... oppure addirittura per i libri. Però io penso che praticamente, si prenderà lì pure... praticamente, evidentemente, questo mobile deve essere stato fatto così, perché in quel momento volevano farsi fare un mobile di metallo. Naturalmente cosa succedeva? Evidentemente perché avevamo pensato così. Però sarebbe stato meglio un mobile di legno per, a questo punto cosa mi viene in mente? Per dei libri anche, per dei fascicoli. Naturalmente di carta. Questo praticamente era l'archivio, perché i signori, vedo che avevano forse le capre anche qualcosa, e tenevano un archivio per tutte le cose che facevano e anche penso libri, cose così. E questa evidentemente era la sala, un po' la sala da pranzo, un po' sì, un luogo in cui stare anche la sera, così. Beh, la casina di campagna con tre gabinetti dei signori. Tre gabinetti. Tre gabinetti. Niente, a posto. Benissimo. E si continua, cari amici. Continua, ragazzi. Cinelese, si vede qualche cosa? Sì. Dai, si vede bene. Ciao, Jacopo. Cinque persone, beh, meglio che niente, meglio piuttosto. Metto qua, va. Vediamo un po'. Avete ordinato tutto? Aspetta, fine!
No, io non ho tirato un cazzo. Ma dove il coccio? Dov'è la torcia? La no, se l'ho messa lì. La torcia! Chi è lei? Scusi. Io avevo ordinato un pizzo. A te, guardi, questo, questo. Mi sa che è combinato, scusa. Io avevo ordinato. Ho ordinato la pizza. Ho ordinato. La scritta, basta, no? Ho ordinato. Mi va via il parrucchino. Adesso mi paga il parrucchino nuovo. Un parrucchino? Lo metto via. Allora, ho ordinato sushi qui qua. Quello che dobbiamo fare conto. Ho ordinato sushi, ho ordinato la pizza margherita, ho ordinato le prugne californiane. Prugno, pizza, croccantine di pesco. Allora, 65 euro pizza, 130 euro sushi pesce. Minchia! Vedete che c'è questo prezzo? E le prugne californiane, 248 euro di prugne californiane. Puttana Eva, cosa sono? Cosa serve? Ecco perché tra gabinetti. Cari amici, ecco perché tra gabinetti. Pizza, cosa c'è scritto qua? Questo scritto qua. Le ho ordinato, adesso pago. Adesso pago, ma io pago, non ho ordinato. Adesso pago, indirizzo giusto. Villa Incantata, bello Lola. Adesso bisogna pagare il driver qua, ragazzi. Dobbiamo fare un leasing allora. Villa Incantata, lei adesso pago. Dobbiamo fare un leasing. Allora, signor Mauri, cosa dice che ha dato la pizza? Prenda la pizza, faccia vedere e paghi. E paghi quello che c'è da pagare. L'altra parte, scusi. L'altra parte cos'è caro? Dove c'è la pizza da vedere. La pizza? Allora, 75 euro. Le prugne californiane? 248 euro di prugne. Figa, caghiamo per una vita. Allora, croccantini. Ma buon, dai, va. 130 euro. Ecco, capito perché c'erano tre gabinetti. Allora, o comunque non segno, perché al momento non so contanti. Io ho avuto il danno del parrucchino. Ah. Lei mi fa cadere il parrucchino. Io pensavo di far cadere le pale. Le pale. Adesso voglio cadere quando le pale. Come le pale? Ustia. A me ha fatto cadere il parrucchino. Mio Cristo. Ah, adesso cadiamo di sotto. Ma io ho portato un colpo. Scusi, Mauri. A me ha fatto il danno del parrucchino. Forse è spento due volte prima, adesso è acceso, ma io non riesco a capire. Fantastico. Avete visto che ha fatto il rider? Mi ha portato le pizze, adesso bisogna pagare. Ma allora, lei ha... Com'è possibile? Ha fatto il danno del parrucchino. Già scritte ha sbagliato perché noi... No, devo pagare pure il danno del parrucchino. In totale cosa devo pagare? Il danno del parrucchino è 10.000 euro. Madonna, è scesa 20 per... Madonna, sta scendendo di brutto qua. Non c'è basta per... Devo quelli fantasmi. Dov'è il parrucchino? Dov'è il parrucchino? Oh mamma mia, da buttare via, no? Sai quel parrucchino lì ce l'aveva mia mamma nel negozio? Attenzione, adesso... Vabbè, scherzavamo. Vado, ho cambiato. È praticamente una cosa... tipo manga giapponese, è stato un personaggio un po' naturale. Sì, abbiamo fatto quello che ci sta capitando ultimamente. Cari amici, il personaggio di oggi è il rider. Pizza per tutti, pesce per tutti e soprattutto nella villa dei tre bagni, tante buone... Le prugne americane californiane immancabili pizza, prugne e pesce per tutti i gusti. Cari amici, venite a trovare le nostre trovate, personaggi manga, il rider manga abbiamo fatto. Il rider manga. Dai, domanda, che ne sembra?
Cazzo, non è più batteria. Del Rider Manga. Cazzo, che invenzione, roba nostra. Assolutamente, sì, le batterie vanno. Ho un'altra batteria di riserva, Mauri, ce la caviamo sempre. Le batterie ci sono, è meglio è. Benissimo, andiamo a mangiare, Mauri, ma veramente. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto il personaggio, ma dobbiamo anche mangiare realmente. Lo stomaco va riempito, sto assolutamente. Cari amici, questa situazione termina qua, ma seguito altre esplorazioni fantastiche. Naturalmente, sono sempre io, Ciao, a tra poco. Sì, sì. Mauri, allora com'è stata la scenetta? Dia qua la videocamera. Bella, molto bella e niente, io mi sono... Praticamente mi sono divertito, mi ha fatto spaventare all'inizio quando sei entrato perché ho visto una parrucca. Sembrava che si era trasformato, mio Cristo. Di quello è successo, è diventato un lupo mannaro. A me mi si ingrossa il naso, divento una bestia. Stiamo vedendo se per caso riusciamo a vedere qualche fantasma anche con le applicazioni, magari sul cellulare. Bene, si continua, cari amici. Stai mettendo applicazioni. Sì, vediamo un po'. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora. Ti ricordi che c'era qualcosa di strano lì? Lì sì, la villa della ristrutturazione, ricordo. Erano scappati quelli, facevi di scappare. Sì, per i fantasmi. Sì, si sganciava la roba dall'alto, in effetti. Sì. Come se qualcuno si era fatto andare via. Cari amici, più di 100 urbe c'è, Mauri. Mentre montavo la macchina fotografica, la macchina per filmare, parlavamo delle varie ville viste. Quindi come ti è sembrato? Questa qui è stata una bella esplorazione, dai, una volta tanto molto, diciamo, non che c'era da arrampicarsi tanto, ma... Insomma. Più che altro piccola per iniziare bene la mattina. In mezzo alla pace dei boschi, quello che ci è mancato periodo sempre di chiusure, mentre invece io ero sempre nei boschi. Perché Mauri ero sempre nei boschi? Perché lui faceva attività podistica e poi si... Per vivere la vita. Si viveva la sua vita. Per vivere la vita, non che io sempre... Sappiamo che abbiamo sempre rispettato tutto quello che c'è stato con la pandemia, con tutto, però... adesso appunto è oggi è il 18 di maggio 2021 18 maggio 2021 perché 2021 come l'americano, se no come il cavaliere lì, quello di cazzo lì, 2021 facciamo anche noi, vedi. Allora cari amici, la villa non è che era enorme, più che altro la pace del bosco, quindi siamo ritornati indietro ai 100 anni, assolutamente, al 1900, quando internet non c'era, a far rivedere com'era una casa 100 anni fa, in mezzo ai boschi, senza grandi chissà che, però in mezzo ai boschi. Come mai 3 bagni? Questi qui volevano essere comodi, o forse avevano una cagarella. Ma poi uno si faceva il bagno, forse erano signori che si facevano tutti i giorni il bagno. No, ma forse era una famiglia di... dovevano essere 3 o 4 persone. Però. Ma poi uno badava le capre e poi si faceva il bagno. Uno badava il cavallo. Uno... Mistero. Comunque, così, la vita va vissuta... anche in maniera seria assolutamente, ma anche come un teatro. Sì, infatti. La vita deve essere un teatro, infatti ho fatto un personaggio. Ho fatto il personaggio che ho portato tutte le cose, la pizza, le cose qua. Infatti, perché sei qui? Mauri, la pizza. Pizza pazza! No, è caduta la cosa, osteria! È volata la... Ho portato la pizza, poi il pesce,
e soprattutto perché tra bagni le prugne californiane. Prugne californiane, giusto. E va bene, cari amici. Carissimi amici. Bene, e si vai. Continua Mauri, la giornata continua. Ci attende per finita. Altre esplorazioni. Altre esplorazioni, mettete un like. Like, iscrivetevi cari amici, se potete, se volete. E con estrema felicità, perché siamo in Dunolona, nella frazione Olona. Come un villaggio montano, adesso potremo vedere i murales. Vedere e godere del murale. E bene, bene cari amici, questo 18 maggio 2021. Sì, infatti. Ci si avvia. Il tempo è un po' grigio, però ci stiamo avviando su verso i murales. Andiamo a vedere sì. In questo villaggio. Vediamo un po' i murales nel villaggio lì. Benissimo, Dunolona. Siamo qua in Valle Olona tra la ditta di birra e di qua anche la ditta di cioccolatini. Le fragole selvatiche in fiore. E andiamo verso il borgo montano, il villaggio montano. C'è un uccellino carino carino che sta qua a fare un giro girottino. Borgo Olonese, villaggio montano Olona. Siamo qua rinfrescatissimi per vedere i murales. Questo è l'arte? Fa il critico d'arte, Mauro. Abbiamo un passaggio oriente. E cosa vedi? Cosa ti dà l'impressione questo quadro? Il deserto, il passaggio di qui, qualche roba di orientale, molto bello. Mm-hmm. C'è nel deserto. Deserto, benissimo. A me sembra proprio mostrare quello che è l'oltre. E l'oltre è, come dicevamo, godersi la vita dandosi le regole di vita, cioè vivere per gli altri, vivere per se stessi, diritti, doveri e l'aria buona, direi, perché qua c'è l'aria buona. Bene, fa vedere ecco con la luce. Sì, c'è la luce. Bene, con la luce si vede bene. Passaggio Oriente. Benissimo cari amici, e qua abbiamo un altro intarsio, un altro intarsio, è intarsio, di piastrelle, di roba così che... Bene, continuiamo. Andiamo di giù, notare lì anche una bella faccina, tutto un ricordo. E qua vicino alla cassapanca antica cosa troviamo? I tre magi. Un altro murales in questo bellissimo borgo montano. Troviamo questo murales del Tre Magi. Enrico Brunel. Continuiamo. Allora praticamente sì, continuando, ma poi notare come sono le strutture qua. Bene, continuiamo di qua un pochino. Troviamo un altro murales, il luogo della luce. Questo è il luogo della luce. Sì, anche bello, giustamente il Mauri fa anche un giusto zoom per apprezzare l'opera d'arte, solo che i minuti poi finiscono. Ma fantastico questi murales proprio di questo borgo montano, di Borgo Olonese, Borgo Olona, frazione di Dunolona, provincia di Varese. Qua continuando abbiamo questa parte di qua. Concludendo. E abbiamo
con tanto Morales che mostra Agla. Beh, Agla. Agla. No, Agla. Agla. Le stelle, quelle sono le... Sì, fa vedere praticamente che l'universo segue delle forme geometriche. Mi sono andato adesso, fa vedere tutto il campo. L'universo che segue delle forme geometriche. E qui un altro affresco murale, Golden Dome. Abbiamo pure un altro murales, Genesi, e infine un murales, la via dei Re Magi, dei Magi, con le luci che erano le luci proprio della via dei Re Magi. Sì, infatti, guarda lì, la via dei Re Magi. Re Magi. E non so chi ricorda certi racconti, raccontarono di un quarto Re Magio che però rimase indietro, e c'erano questi tre Re Magi e un quarto Re Magio. E bello! La cometa, cosa ispira? Beh, un cavallo, un cavaliere. Quindi la cometa può essere una meta, sì, la meta della nostra vita. Giusto. E allora vivere così, apposta. Vivere... Ecco, vai, vai. Allora, in conclusione, una meta, un progetto. Una domanda, vivere la vita, cosa ti fa pensare vivere la vita? Vivere la vita mi fa pensare alle cose di tutti i giorni, semplici. Uno deve godersi la vita, vive anche un momento come questo qui, in un posto che è un ippodromo, così può essere una bella cosa. Si vive la, cioè nel senso, si vive la giornata, la vita, si gode questo momento, un momento di relax. Vivere la vita come doveri da fare, ma anche... Sicuramente anche quello. Anche i diritti di anche il poter piacere, godere la anche vita. Anche il piacere, c'è il dovere, ma anche il piacere. Prima qual godere, è, poi piacere. Qual è il piacere più bello? Vivere la vita in quell'armonia? Sì, senza lasciarsi alle spalle i problemi, una giornata spensierata con amici, o anche se uno va da solo in una gita, così va a conoscere un posto come questo, di montagna. Sai, Mauri, allora... O di mare, sì. Le cose macinano, no? Tutte le cose. Allora, chiaramente noi... Quanto dovremmo macinare? Un po' nella vita. Sicuramente. Quindi il da fare, impegnarsi e poi ciò che c'è attorno di poter godere di, sì, dopo tanto che si è fatto. Ci si gode della, di quello che siamo circondati, della natura, perché è. Insomma, penso che sia anche questo un godersi la vita, un piacere della vita. E benissimo, e se ti dico arte, arte? E arte può essere quello che noi portiamo, l'urbex per esempio, vedere un posto abbandonato che può darsi che un domani verrà recuperato, magari. Certo, il recupero, vedere gli urbex per un recupero. Si lavorava, oppure ci si divertiva, che può essere una fabbrica. La storicità del luogo. La storicità, ecco, quello lì è anche arte. Portare, non so, anche su YouTube, anche una storia di vita. Anche sì, vita è... vissuta, ma anche per dare un buon esempio di vita si vissuta, cerca sempre per dare cercare esempi, buoni. Una soluzione. Questa è l'arte che noi intendiamo portare. E quindi la conclusione più bella? La conclusione più bella è... E poi ogni conclusione è sempre all'inizio, quindi diciamo qualcosa che si può rallegrare? Qualcosa che ci può rallegrare è... può essere le persone che ci seguono sempre di più, magari sicuramente. Esatto, cari amici. E che ci sostengono naturalmente incoraggiandoci a fare ancora. Sì, soprattutto noi cosa cerchiamo? Persone che in quell'attimo di giornata che vogliono vedere qualcosa che gli può piacere, un tema che gli può piacere, un tema che gli può interessare, sanno di poter trovare Mauri e sanno di poter trovare Gennaro Giannini.
sì, lui con anche con un suo libro, con tutto quanto, quello che posso dire, anche tutte, o anche l'urbe può essere che semplicemente, facciamo semplicemente io vado, sai benissimo Mauri, non siamo soli, c'è qualcosa, quindi io mi interesso di quel qualcos'altro che c'è nella vita. Allora ricordate cari amici, se fossimo tutti uguali non sarebbe bene, è vero Mauri, perché tutti uguali non potrebbe essere bene. C'è anche tutta questa differenza, queste cose qua. La vita va vissuta, quindi bellissimo. Sì, giusto. Era perché, allora, i nostri canali, ok, e anche le varie situazioni che esponiamo, bellissimo. Okay, giustamente. Bene, sì, cari amici, mettete un like, iscrivetevi se volete, se potete, ci fareste un grandissimo piacere. Ecco.